my tree. Ciao cari amici, benvenuti nel canale Storie Famose. Patrick Swayze, nato il 18 agosto 1952, è conosciuto per essere un artista poliedrico, essendo attore, ballerino, cantante e compositore. È figlio di Pat, una coreografa e insegnante di danza, mentre suo padre era di fede cattolica romana. Patrick è cresciuto nel quartiere di Oxford Hilton e ha frequentato la scuola cattolica Santa Rosa de Lima. Durante la sua giovinezza ha esplorato diverse abilità artistiche e sportive, come il pattinaggio su ghiaccio, il balletto classico e l'interpretazione in spettacoli scolastici. La sua passione per la danza spesso lo ha esposto a scherzi dei compagni, ma non si è mai lasciato intimidire. Un giorno, mentre camminava con le scarpe da balletto in una mano e un violino nell'altra, tre ragazzi si presero gioco di lui. Lui si lamentò con sua madre, che gli diede un consiglio insolito. «Metti le scarpe da balletto nella tasca posteriore!» E seguendo il consiglio, li mise in riga. Patrick ha anche provato a fare carriera nel football americano, sperando di ottenere una borsa di studio universitaria. Tuttavia, un infortunio al ginocchio ha cambiato il suo percorso. Si è poi dedicato alla ginnastica e ha ottenuto una borsa di studio per il College di San Giacinto nel 1970. A 15 anni, Patrick ha incontrato Lisa Niemi mentre prendeva lezioni di danza con sua madre. Si sono trasferiti a New York nel 1972 e nel 1975 si sono sposati dopo 3 anni di convivenza. La loro relazione è durata incredibili 34 anni. Rispondimi una cosa, sei un grande fan di Patrick Swayze? Lascia la tua risposta nei commenti. Patrick ha affrontato difficoltà legate alla salute, tra cui un grave infortunio al ginocchio che avrebbe potuto portare all'amputazione, ma fortunatamente non è successo. Nel 1978 ha recitato in una produzione teatrale di La Prova, prima di debuttare nel film La febbre del sabato sera, nel 1979. La sua carriera ha avuto alti e bassi, e Patrick Swayze ha affrontato sfide personali, tra cui la perdita improvvisa del padre nel 1982, che lo ha profondamente colpito. Ha cercato rifugio nell'alcol, ha lottato contro la depressione e l'insonnia, e in alcune occasioni ha sfidato la morte guidando a velocità elevate su strade pericolose. Tuttavia, non ha mai smesso di lavorare, e ha raggiunto la fama nell'industria cinematografica con ruoli memorabili, come in I ragazzi della 56a strada, 1983, Ritorno dal futuro, 1984, Dirty Dancing, 1987, accanto a Jennifer Grey e molti altri. Patrick Swayze ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare con il suo talento versatile e la sua dedizione incrollabile all'arte. In alcune riprese il suo ginocchio è tornato a dar problemi minacciando la sua performance. Spesso cadeva mentre cercava di stare in equilibrio su un ponte fatto di tronchi d'albero, poiché rifiutava gli stuntmen. In un'occasione, il suo ginocchio si gonfiò così tanto e gli fece così male che dovette essere portato in ospedale per un drenaggio. Tuttavia, non si è fatto sconfiggere e è tornato presto sul set. Il compositore ha suonato la colonna sonora del film Layton and Dee, mentre il meccanico lavorava sulla costa. In Brasile c'era crescente preoccupazione che qualcosa potesse crollare dopo il 2010. Patrick era molto richiesto come attore dopo il 1989, apparendo in diversi film, tra cui Roadhouse. Tuttavia, il suo ruolo più iconico è stato in Ghost Fantasma, nel 1990, accanto a Demi Moore e Whoopi Goldberg, che avevano richiesto che interpretasse il ruolo principale, altrimenti non avrebbero partecipato al film. Lui ha semplicemente dichiarato: «Se lei non accetta il ruolo, io non accetto». Nel 1991 ha recitato accanto al suo compagno di set in Point Break e in un altro grande successo d'azione, Point Break. È stato nominato l'uomo più sexy del mondo dalla rivista Pipa quell'anno. Nel 1992 ha recitato in City of Hope, ma il film non ha conquistato il pubblico americano, lasciando Patrick frustrato e danneggiando la sua vita personale e la sua carriera. Successivamente è entrato in riabilitazione a causa dell'alcolismo. Dopo una prima ripresa si è temporaneamente ritirato e ha deciso di concentrarsi sulle sue fattorie di allevamento di cavalli nel 1997. Nel 1997 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ma è rimasto gravemente ferito durante le riprese di Letters from a Killer, dopo essere caduto da un cavallo e aver colpito un albero. Ha avuto entrambe le gambe rotte e gravi lesioni alla spalla. Le riprese sono state sospese per 2 mesi e il film è stato rilasciato nel 1998. Patrick si è ripreso
ma ha avuto difficoltà a tornare alla sua carriera fino al 2000, quando ha recitato in Forever Lulu accanto a Melanie Griffith. Nel 2001 è apparso in Donnie Darko, seguito da pellicola Mio marito e mia moglie nel 2002. Nel 2004 ha recitato in Les minières del re Salomone. Non ha permesso che nessun animale fosse abbattuto a meno che lui lo autorizzasse personalmente. Nel dicembre del 2007, subito dopo le riprese dell'episodio pilota della serie The Beast, ha cominciato a sentire bruciore allo stomaco. Nel gennaio del 2008 è stato diagnosticato con un cancro al pancreas in stadio 4. Ha ricevuto trattamenti presso il centro medico dell'Università di Stanford, tra cui chemioterapia e una droga sperimentale per tagliare l'apporto di sangue al tumore. Il 5 marzo 2008, un articolo di URBS ha rivelato che Patrick aveva una quantità molto limitata di malattia, anche se il suo medico ha confermato la diagnosi di cancro al pancreas, sostenendo che non era così vicino alla morte. Nonostante le ripetute affermazioni sensazionalistiche dei tabloid sulla sua imminente morte, Patrick ha continuato a mantenere una carriera attiva. Quando non stava girando, discuteva entusiasticamente con i suoi colleghi su progetti futuri, tra cui nuove stagioni e film. Nel maggio del 2008 sono emersi rapporti diffusi su vari tabloid che l'attore aveva subito un intervento chirurgico per rimuovere una parte dello stomaco a causa della diffusione del cancro e anche sulla stesura del suo testamento, trasferendo le sue proprietà alla moglie. In una dichiarazione rilasciata il 28 maggio, Patrick ha affermato di rispondere positivamente al trattamento presso il centro medico dell'Università di Stanford. Sorprendentemente, nel luglio del 2008, 6 mesi dopo aver ricevuto presumibilmente una diagnosi di poche settimane di vita da un medico specialista, l'attore, apparentemente in buona salute, ha risposto a un reporter in un aeroporto di Los Angeles dicendo «Sto migliorando. Sono un vero miracolo, amico. Non so il perché». Nel mese precedente aveva dichiarato che il trattamento stava funzionando e stava vincendo la battaglia. Nel gennaio del 2009 l'attore è stato ricoverato per disagio e il 16 gennaio è stato dimesso per riposare a casa con sua moglie. Tuttavia, il 19 aprile 2009, i medici hanno comunicato a Patrick che il cancro era tornato, questa volta nel fegato. L'attore, che aveva fumato per molti anni, non era riuscito a smettere l'abitudine. Le foto dell'attore, visibilmente dimagrito, evidenziavano la sua lotta continua. Il 14 settembre 2009, Patrick ha perso la battaglia contro il cancro e si è spento a 57 anni, 20 mesi dopo la diagnosi iniziale. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse nella sua tenuta in New Mexico. E così concludiamo questa discussione su Patrick Swayze e la sua carriera. Se avete commenti su di lui o sui suoi film, sentitevi liberi di condividerli. Non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e condividere questo video per aiutare a diffondere il canale. Ci vediamo nel prossimo video!